un esame facile solo per chi non lo vuole capire bene. Perché le ricordo per le provincie parotici? Innanzitutto perché è una finestra, ci dà una panoramica su tutto l'albero vascolare. Se noi abbiamo una cardiopatia dilatativa e vogliamo sapere se è post ischemico virale, facciamo un ecocardiografico del TSA. Se troviamo le placche, quella cardiopatia è post ischemica. Facciamo un ecocardiografico del TSA. Perché dobbiamo fare uno screening di quali pazienti possono avere un ictus. L'80% dell'ictus è ischemico. Perché l'ictus è ischemico? Perché un parte un pezzo di placca, un centimetro, mi prende la cerebrale media sinistra e mi dà afasia di emiplegia, oppure parte un'erosione e mi prende una silviale di 150 mm. Quindi io mi devo studiare non solo dal punto di vista idraulico la stenosi, ma soprattutto il terzo parametro, la morfologia di placca, perché con gli ultimi ecografi di nuova generazione io posso sapere tutto. Quando è che fare un ecografo carotideo? Soprattutto ictus, TIA, soffio vaso cervicale, paziente con fattori di rischio, paziente che deve essere sottoposto a chirurgia maggiore. Io ho fatto uno studio internazionale con tutti i pazienti superiori di 50 anni che hanno un fattore di rischio, non ce ne sa uno che non ha una placca. Sono andato crudo, poi il follow-up della stenosi, il fattore di rischio è l'ultimo. Abbiamo visto perché noi dobbiamo utilizzare tutto. Dobbiamo utilizzare il BMOD, il color, il power, il Doppler e poi se uno è fortunato c'ha il D-flow della Logan, il D-flow del Toshiba oppure il Superb Micro Imaging che i video vi farò vedere. Quindi cosa serve l'ecocardiograma Doppler? Per lo screening, la diagnosi, la stratificazione, l'opzione terapeutica e il follow-up della stenosi carotidea, rispettando sempre di usare un gain adeguato, a PRF, lo steering, l'angolo di 60 gradi, se no sono numeri all'otto. Quindi non perdete nessuno di questi parametri. Quante sono? Io ce n'ho 4, però di base... Quante sonde? Di base almeno una 3,5 o una 7,5. Se poi c'è una 2,5, perché noi siamo medici internisti, quindi dobbiamo fare una diagnosi olistica del paziente. Se avete pure una 12 siete ancora più fortunati. Perché vedete la convex, mi vede pure il kinging o il coiling dell'acido stallare. Vedete la lineare si ferma qua, però mi studia bene il reflow del bulbo. Da come mettete il paziente, un operatore che vi sta vicino vi dice se siete iscritti o non siete iscritti, soprattutto se uno fa una seduta di ecocardiografia per TSA 50 al giorno, se ne va a casa col braccio teso, se non bisogna mettersi col paziente qua, la testa qua appoggiata, perché i movimenti sono molto delicati, spalla ipsilaterale abbassata, collo moscio a 30 gradi. Se vedete quelli che... Siccome lo fanno i cangioli di radiologi, il cardiologo fa l'ecocardio, quando sta tutti essere facile, ve ne accorgerete della facilità. Quindi con l'abbraccio sta così, sarà a casa con un braccio pendente. L'esaminatura, la testa del paziente, avambracci poggiate sul lettino, il monitor a sinistra, la sonda sulla mano destra e la mano sinistra sul monitor. Quale approccio? Tutti. Anteriore, laterale, posterolaterale, vedete? Anteriore, laterale, posterolaterale. E poi vedete un approccio longitudinale, un approccio laterale e poi lo studio della vertebrale, sfarfallate all'esterno, però la vertebrale va studiata da dove inizia, sulla subclavia in V0, voi vedete la subclavia tonda, sotto, sbocca, parte la vertebrale in V0, poi in V1, entra nei forami V2, altri luoghi, 3, 6, 7, 2, 5, la studiate in V4. Sopra questa clavia parte il tronco tiro cervicale, che dà la tiroide inferiore, che voi vedete quel buchino sotto la carotide comune. A destra parte la lombaria. No, questo, ce l'ha detto Robert Baker, non fate questo. Non vi allargate perché i movimenti sono sottili e l'esame è difficile. Non è tutt'oro quello che luce.
c'è il paziente Parkinson, il paziente che trema, il paziente bronchite cronica, il paziente con scompenso cardiaco, la placca calcifica sopra, superiore a 2 cm sulla parete anteriore. E qua c'è bisogno di tutti i trucchi di mestiere per uscirsene. Il primo problema, ma il carotide interno e il carotide esterno. Io ho trovato 25 differenze di diagnostica differenziale tra l'esterno e l'interno. Normalmente l'esterno è più piccolo, l'interno è più grande, l'esterno sta in antero mediale, l'interno sta in antero laterale, uno è alta resistenza, uno ha bassa resistenza. Queste sono tutte palle, perché nell'anziano il VPS, il VPD, l'unico che fa la diagnosi vera sono le 8 tributarie dell'esterna, soprattutto la tiroidea superiore, ve lo vedete bello che torna indietro. Quindi di tutte le diagnostiche differenziali, quello che fa banco è le 8 collaterali, tiroidea superiore, facciale, iguale, mascellare, occipitale. Vedete queste 8 collaterali? Questa è l'ascia, perché è l'unica collaterale che dà l'ACI, la dà nel forame ed è l'oftalmo. La compressione della temporale? Non serve a niente, non l'ho mai fatto in 40 anni. Queste sono le collaterali. Eccola qua, vedete? L'ascia più grande, l'ascia più piccola, non sempre. È questa che fa banca, ma vedete? Anche la cifra di cosistolico più alta, la diastolica più bassa, non sempre. Nel paziente anziano vediamo che questi spettri si equivalgono, l'esterno e l'interno. Vedete, fa banco sempre questa, la tiroidea superiore. Vedete, fa banco la tiroidea superiore e la facciale, vedete? Quando vedete queste due, siete sicuri che state sull'ascia. Vedete? Sempre la tiroidea superiore. Anche se questa è più grande, questa è più piccola, questa fa fa un collo di papera dove fa il reflusso, ma sono tutte segni minimi rispetto alle 8 collaterali. Quindi dobbiamo studiare il complesso medio intimale. Quando è che si parla di complesso medio intimale? Quando non c'è la gobbetta, come vedete, e quando dice sì, spessimento del complesso medio intimale, quando va da 0,9 punto a 1,5. Quando è superiore a 1,5 dice si placca carotidea, però deve avere la gobbetta. Quindi si parla di, ci saranno certi autori che la danno a 1,3. Potete trovare sul libro 1,3 che lo dà 1,5. Però la presenza di una placca determina la perdita del parallelismo. Ci vuole la gobbetta. Vedete? Vedete la gobbetta? Perché si forma sempre qua, all'inizio dell'ascia? Perché qua c'è un reflusso, significa il flusso eliminare, qua diventa turbolento. E qua che ci stanno i glicosaminoglicani, sono degli organi che telefonano alla cellula dentro e danno un pathway diverso, danno un pathway di aggregazione piastrinica, danno un pathway di disfunzione endoteliale. Le placche le dobbiamo all'osso dell'arteria renale, al Carrefour, dove sbocca la femorale superficiale, la femorale profonda, perché da un dato emodinamico si passa a un dato biochimico, e che va sotto il nome di disfunzione endoteliale. Queste cellule qua producono meno ossido lipidico, sia che vedete, questa è la placca. Di una placca dobbiamo sapere, qui c'è la spalla di placca. A questo livello ci stanno le metalloproteinasi 2 e 9. Qui si rompe la placca, esce il materiale e fa il danno. Che cosa dobbiamo sapere di una placca? Dove sta? La sede, la parete, l'estensione, lo spessore, la genericità, le costrutture, la superficie, il lume residuo minimo e poi i parametri di sterili primari e secondari, VPS, EDP e il ratio. C'è bisogno di congruità tra B-mod, color, power e Doppler. Questa è la diagnosi precisa e soprattutto di mettere l'angolo a 60 gradi, se no sono numeri a 9. Questo è importante, il lume residuo minimo, perché ci sta la tabella del lume residuo minimo e ci dice se già avete un lume residuo minimo 2, 3, 1, 4, 50, 60, questo fa tutto brodo, insieme al VPS, al VPD, la ratio, l'IR, il color, il power, il doppio e tutto il resto. Se c'è congruità fra questo, tutto questo, abbiamo una stenosi che è con una classificazione delle placche, questa è la Graywell modificata, anche se noi non parliamo di linguaggio anatomopatologico, non dobbiamo dire omogeneo, disomogeneo, iperecoce, iperecoce, non possiamo dire steatosi, microvalvolare, fibrosa, no,
questo lo diceva l'anatropatologo. Noi dobbiamo dire che i pericogeni con conotomica, dobbiamo parlare, noi siamo simboli. E simbolo un marchio di fabbrica di ecografia del colonoscopio significa che i nostri referti devono essere adeguati, significa che quando noi vediamo le fotografie, questa è la destra del paziente, significa che il vaso lo dobbiamo mettere così, ace, non così come mettono i chirurghi e molti radiologi, perché questa è testa e quella è gambe. Quindi già dalla fotografia voi vedete la skill dell'ecografista, dell'ecocolonoscopista. Ha messo le campioni adeguate, ha messo la PRF adeguata, non è che state facendo le vene e lavorate a 12, poi passate alla stella e che dovete lavorare a 30. Quindi dall'angolo, dal volume del campione, dallo stile, dalle fotografie, come si è orientato, voi vedete la stoffa del... Quindi abbiamo, è logico che le placche 1, 2, 3 sono a rischio. Ictus sono qualche anno, meglio una placca calcifica con conotombra all'80% che una placca soft buco nero al 30%. Quindi non è il dato idraulico che fa ictus. Le placche 1 e 2 si coprono con presenza di tinte. La presenza del buco nero della black area e cappuccio fibroso fine, eccola qua. Questa è la mamma di tutte le battaglie, quasi rompe. Esce questo materiale e dove va fa danno. Vedete il buco nero? Vedete il buco nero? Il cappuccio è piccolo, quasi rompe la placca e mette il materiale in circolo. Uno di cosa dire di una placca per vedere se portare sul tavolo la ostentare, eppure la morfologia della placca che ultimamente ha più valore del grado di stenosi. Vedete, l'ipocriginale, la placca è un marchio di instabilità di placca ed è associata. Quindi dobbiamo vedere se la placca è omogenea o disomogenea. Vedete la placca omogenea? Vedete questo buco nero qua? Questa qua? O sono lipidi o sono emorragie. Quindi l'incidenza di stroke si corregge con le cure. Vedete? Questo è un paziente che ha avuto l'ictus. Vedete questa scodella qua? È partito questo missile e ha preso la cerebrale media. Vedete un altro paziente con ictus, questo è un giovane di 39 anni con 4 fattori di rischio, disidrati, di fumatore, aci, vedete come è pulita quest'aci, vedete quest'aci con questo materiale. Altro ictus, vedete? Paziente 36 anni. Quindi bisogna identificare la placca, ma soprattutto caratterizzando la ricostruttura e veniamo alle dolenti note. Ma questa placca si misura in aria, con le velocità, in trasversale, in longitudinale. E poi, quale tabella usare? Le problematiche dell'ecocolonoscopio. No in longitudinale, perché se tu vai sulla placca mi dà l'80%, se tu lo metti fuori dalla placca mi dà il 20%. Le placche sotto il 50% si vanno in bimonte, in trasversale, total VS residuale, è la funzione della macchina. Superiore al 50% VPS, VPD, ratio, VPS, IR. Però tutta congruità tra bimonte, lume residuo e colonoscopio e doppio. Vedete, in longitudinale mi danno un valore, però questo che si vede su tutti i referti va fatto in trasversale. Perché in trasversale io taglio così e vedo la base. Se la taglio in longitudine non so dove taglio. Questo no, perché la valutazione in area, che si vede in molti referti, gli devi scalare un 25%. Quindi uno lo misura in area, un altro lo misura in longitudinale, l'altro lo misura in trasversale la velocità, un altro senza angolo, un altro usa la tabella di Moleta, l'altro usa la tabella di Grant. E questo perché si trova 27, 33, 35, 47 numeri a volte. Vedete? Total vessel residuo 62%, area 81. Poi quando scrivete la stenosi, dovete fare la fotografia della stenosi, con VPS e VPD, dovete mettere l'angolo vicino a quando l'avete trovata. Anche se Grant, John Pellerito, tutti i radiologi ultrasonografisti americani si riunirono nel 2002 a San Francisco, stettero una settimana chiusi in un albergo e uscirono con una tabella. Quella tabella l'hanno fatta con un angolo fisso a 60 gradi.
siccome il grado di stenosi condiziona. Ti posso interrompere? Prego, prego. Perché l'angolo a 60 gradi se il cutoff è il punto? Sì, per parlare tutto lo stesso linguaggio. Solo devi dire una cosa, qui PS che dico l'angolo vicino. No, ma l'angolo ottimale sarebbe tra, per esempio, perché non a 50? Che sarebbe un punto mediano. Perché hanno fatto quella tabella e dice parliamo tutti lo stesso linguaggio. Sappiamo che 2,30 a 60 e 2,30, se invece a 50 non è più 2,30, allora per parlare lo stesso linguaggio usano 60. Ho capito, ti ho fatto la domanda per una cosa diversa, che se tu vuoi... Tu lo vuoi fare pure a 50, però ci devi mettere vicino, BPS, 2,30, angolo 50 gradi. Non ti ho fatto la domanda tanto per farla. No, è giusto. No, ti spiego perché. Perché se noi volessimo avere un flusso ideale, una delta F ideale, dovremmo insonare il vaso per esempio a 0 gradi, che direi il coseno dell'angolo è 1, però è impossibile, perché è fisicamente impossibile. Farlo a 90 gradi è 0, quindi non va bene. Il punto mediano sarebbe 45 gradi. No, fino a 60 non ci sta molta differenza di valore. Basta, non c'è, fanno 45, per lo studio dell'area di sezione basta pochi gradi di differenza. Sì, dopo i 60 però. C'è stata una curva che ti dice appunto che da 45 a 60 varia poco, VPS, VP di 45, 50, dopo i 60 iniziano i numeri a lotta. Quindi perché? Perché degli studi nasce del CSF ACAS, hanno visto che il grado di stenosi è il parametro di riferimento di base per quando intervenire, medico, chirurgico e endovascolare. Questi studi sono un po' datati, ma sono cambiate le cose, perché allora non c'era i magnifici 4, statina, cibitore, beta bloccante e tutto il resto. Quindi è uno studio che non sempre nasce. Da detto che se noi togliamo la placca in un sintomatico al 70% andiamo meglio rispetto a chi fa la terapia medica. È comunque riduttivo, secondo me, correlare l'indicazione al trattamento solo con i sintomi neurologici clinicamente e la percentuale di stenosi. La valutazione della patologia dovrà essere fatta sull'aspetto funzionale della placca, che ora possiamo vedere bene. Il problema non è dei sintomatici, il 70% sintomatico, cioè ictus e severi, va a intervento. Il problema è gli asintomatici. Allora, sugli asintomatici c'è una zona grigia, cioè, la sintomatica normalmente è 80%, poi ci stanno cliniche o colleghi più sensibili, e passano cliniche e colleghi più specifici. Però portare in sala valutata un paziente che cammina con le sue gambe per una stenosi 70-80% e non ha i MES, non ha una morfologia di placca tipo 1-2, non ha altre problematiche, c'è un 3-4% di problematiche che entra con i piedi suoi e si adesce col braccio di cavolo. Però il CTU o chi presso vi vede, scusa, come l'hai portato in sala operatoria? Asintomatica, asintomatico, quando arriva 70%, no. Ma com'era sta placca? Ma c'era un grado di stenosi, c'era una progressione della lesione, il tipo era 1-2, c'erano ulcerazioni, c'erano messe al transcranio e tutto questo. Quindi l'elemento importante è lo studio della vascolarizzazione della placca. E fortunatamente ci sono venuti i nuovi ecografi, ci sono venuti incontro nel senso, ma la placca è neovascolarizzata o non è neovascolarizzata? Dal grado di neovascolarizzazione della placca noi abbiamo un elemento in più per dire se fare terapia medica o non terapia medica. E i nuovi ecografi, senza mezzo di contrasto, ci fanno vedere i vasettini nella placca. Se parte come parte? Allora, questa è la placca e questi sono i vasellini dentro, vedete? Questo non è mezzo di contrasto, è super amico immagino dell'altro, non dell'altro. Questa è la placca, questo è il vasco. E questi sono i vasi dentro. Con la terapia statinica questi vasi regrediscono, la placca da black si fa white. Ci sono dei lavori, statine prima, statine dopo.
Okay, la presenza dei vasi all'interno della placca è un indice di flow della placca. È un indice di neurangiogenesi, una placca hard, si rompe, fa guai. Senza vasi vai meglio. Quindi è uscito un parametro importante, placca 1-2, placca con neurangiogenesi. E l'embolizza i MES al transcranio, che è un altro dato pesante. Quindi l'evoluzione della diagnostica permetterà una migliore selezione dei soggetti a rischio di ischemia cerebrale. E allora andiamo, come si quantizza la stenosi? Si quantifica con una correzione dell'angolo a 60 gradi, IPS, IPD, IR e razio IPS. In corrispondenza del punto di massima stenosi, qual è? È quello dopo la rubetta della parte. È quella dell'aliasing che ci dà il giallo, là dovete mettere il volume computer, però mettetene sempre 3-4 e prendete VPS e VPD, anzi è VV, è molto più fine, non è VPD, non è velocità di picco diastolica, è velocità di fine picco, è end diastolic velocity. Quali sono i valori normali? 125 per la velocità di picco distolica, 40 per la DV, la razio 2. Per stenosi superiore al 50-95% vale VPS e VPD, per stenosi inferiore al 50% vale il bimodo in trasversale, per stenosi superiore al 95%, ed è importantissimo perché voi dovete vedere se ci sta uno string flow, un filino dentro, ci metterò lo stento sopra, si è chiuso, non ci fanno niente, quindi aiutatemi con il flow, col power e con tutto. Dopo il 95% VPS e VPD non serve a niente, è solo il power, però attenzione che il power sovrastima. Però voi dovete vedere quel filino in quell'ACI, perché se c'è il filino passate la palla. Quindi nel punto di aliasing, nel punto dopo la coppetta della barca, voi ci mettete quello come io e vi calcolate VPS, VPD, razio e IR. Il calcio non lo fate parlare alla macchina, vedete quando vedete è sbagliato, fate quello che volete. Allora, Grant, Moneta, Tesori Uniti, e hanno fatto una tabella, i radiologi, per conto loro hanno fatto una tabella, tutti questi sono stati una settimana, e hanno fatto questa tabella qua, è una tabella sensibile, loro dicono che a 2,30 di velocità di picco di solito e 70 di velocità di picco di assolito c'è una percentuale di stenosi maggiore 60%, perché questo, però questo è assai sensibile e c'è l'83% di specificità. Che significa? Che questo 2,30 può essere più 60-65, ma allora non importa. Io sono radiologo, non me ne prendo, passo la palla al centro dove sta il chirurgo vascolare, il dopplerista, il giornale e metà, che poi se lo vedrò. Però così è buono, perché lo spot sul territorio, l'ambulatorio, usano questa tabella qua, la mettono in tasca, 2-3, gli dai 70, non sempre 70. E poi ci sta la tabella dei chirurghi vascolari. Giustamente, dice Moneta, no, io voglio una specificità alta, perché quando porto tutta la tabella deve essere 70-70, e questo è l'alba. Quindi voi potete fare queste due cose. Quando trovate un 2-3, passate la palla, vedete. Poi non scrivete mai 68-67, gli americani sono furbi. Hanno fatto le classi di stenti, proprio perché se lo fate 3 volte, 68 non esce mai. Quindi vedete Moneta, la data 300, è sicuro questo è specifico, quello è il mio sentimento. I chirurghi vascolari spagnoli, vedete, 50% lo da 200, mentre i radiologi lo danno a 125 e il 70% lo danno a 300, perché loro devono essere precisi, perché molte volte portano sul tavolo operatori senza macchine pesanti. Come si fa? Vedete? Bank, volume campione, steering, velocità di picco diastolico, diciamo, meglio EDP, velocità di picco sistolico. Vedete in corrispondenza della stega si aumentano la velocità? Abbiamo una velocità sistolica e diastolica proporzionale, grado. Se voi avete una pompa, mettete il dito davanti all'80%, il flusso arriva a 5 metri, al 50% si muove proprio. Vedete che succede? Il PSVPD è importante, però anche gli indici diretti, perché voi sulla carotide comune troverete un IR aumentato, non troverete la diastolica che già deve fare accendere le antenne, che dopo o c'è una stenosi in occlusione,
dopo troverete il Parvus Tardus, quindi non è tanto importante vedere solo la stella, perché qua ci può essere pure una pacca calcifica e non vedete niente. Vedetelo prima, vedetelo dopo, così avete un quadro uniforme, vedete? Maggiore del 70%, vedete? 2,50, vedete? Sempre 60 gradi, il PS, il PD, vedete? Qua siamo a 4,70, vedete la pacca calcifica che non mi fa vedere molte volte? Quindi il metodo migliore per la stenosi è VPS e VPD, però ci voleva un po' di sale, se no sembrava troppo facile. E se uno ha una cardiopatia dilatativa al 30%? E se uno ha un'occlusione da quell'altra parte? E se uno ha tutti questi flow fenomeni? Cioè qua VPS e VPD non vale, vi aiuta la razza e il timore. Vedete il flow, stenosi e occlusione? Dall'altra parte aumenta il PS e il PD, insufficienza ortica non vale, cardiopatia dilatativa, qua il PS e il PD mi trae in inganno. Quindi un'occlusione controllata, ci sarà un'altra tabella ancora, hanno fatto la tabella per le occlusioni, come sta una tabella per gli stent, come sta una tabella per le TEA, sono tutte tabelle diverse. Questo è importante, voi dovete vedere lo string flow, perché cambia tutta la terapia, uno string flow che voi non vedete perché fate solo di modo, dopo, poi c'è una macchina un po' antica, il filetto non ve lo vede, e voi gli date occlusione, non è giusto, perché voi mettete lo stent. E questo è un lavoro che abbiamo presentato, su 100 dializzati, vedete, su 100 dializzati solo 3 pazienti non hanno placca. 2 occlusioni, 80 non mi sono state, per dirvi il dato, perché il paziente dializzato, il 30% è diabetico, e poi in dialisi il fosforo switcha le cellule muscolari in osteogenetiche, e poi il diabete ci aggancia, la glicemia switcha le cellule muscolari, e voi ve ne accorgete del diabete di insufficienza renale, le placche sono a colore di rosato, sono bianche calcifiche uno dietro l'altro, e sono gli unici due esempi dove le placche le trovate già nell'ACC. Il lipidico ha le placche nell'iniziale dell'ACI, il fumatore ce l'ha al flusso del diabetico e l'insufficienza renale ce l'hanno verso tutta l'ACC come ce l'hanno poi la Nockenberg sulla tibiale posteriore. Vedete il dializzato, sono proprio ammassi calcifici sulla carotide. E poi the best, questo c'ha occlusione ACI destro, occlusione ACI sinistro, c'ha la fotografia che è stata così, nel dictus. Per dirvi l'idraulica e la morfologia. Vedete qua? ACI destro, chiuso. Normalmente lui trasversale è già col power, dovete vedere 3 palline che sono giugulare, ACI ed ACI. Quando vedete solo 2 palline vuol dire normalmente l'ACI chiusa. Quando in trasversale voi ve ne salite, vedete? L'ACI destra si internalizza, caccia la diastolica e vi fa tramite la sovretrocoeale. Vi illude il cervello anteriore e medio, quindi l'ACE è importante. Non è importante per le placche, ma è importante perché abbiamo una riserva. Vedete? ACE destra è chiuso, ACE sinistra è chiuso e il paziente non ha ictus. Perché? Perché l'ETA, che ha le 8 collaterali, tramite la misura il cervello. Vedete l'occlusione dell'ACI? Vedete se l'indice di resistenza è aumentato senza diastolica sulla carotide comune? Quindi voi con questi indici diretti, quando vedete questo stupo flow, questo flow che va contro un portone chiuso, già dite attenzione che dietro ci sta qualcosa. Oppure se questo lo notate sull'ACI, attenzione che sta il sifone chiuso sopra. Vedete? Ci manca la diastolica, dietro sta chiuso stenosi, quindi un indice di resistenza misurato a 2 cm a monte davvero maggiore della 6 indica uno stato emodinamico e poi il kinging triplo 3 che è 30 gradi, quando sentite un soffio laterocerebrale molte volte c'è il kinging. E poi vediamo un paio di perle. Allora, stenosi 72% a sinistra, con una VPS di 140 perché l'aveva fatto in area. Il paziente dove sul tavolo operato ha detto aspettate, noi facciamo fare nego con la droppa un poco più, l'ho visto io, ho detto secondo me 30%, però io è la mia opinione, lui è la sua, grande chirurgo vascolare, facciamo l'attacco, stenosi di grado libero. Ergo,
se succede qualcosa col paziente, il CT mi va a vedere quell'esame ancora. Se non si del 65% di assenza di osservazione emodinale, 65% della VPS di 2,20. Perché? Perché la considerate longitudinale. Ancora, steno 65% ancora. Allora, steno 65% VPS 150, ma quale tabella? La tua. E questo is the top winner of the best of all the time. Aterosclerosi dei vasi carotidi di grado severo, assenza di placche. Il grandimite temperatura dipendente. Questo è il mio referto, il PS di razza, un po' di clinica, e poi ci metto i disegnini di dove stanno le placche. Poi dovete dire se la bifurcazione è alta, media, normale, perché il chirurgo vascolare, come sapete. Al centro c'è sempre l'olistica dell'internista. Vi ringrazio. Grazie.